commento di un canto dantesco spinge quasi irresistibilmente il lettore di turno in due direzioni. Da un lato, individuare il centro tematico e dunque la sua specificità nel sistema narrativo ed espressivo della commedia. Dall'altro lato, riconoscerne i contrassegni stilistici puntuali, a partire dalle rime uniche, dalle rime non altrimenti attestate nel poema. Procedure entrambe legittime, ovviamente, a condizione di riflettere su alcune circostanze. Quanto al primo punto, cioè la ricerca del centro narrativo, andrà osservato che pressoché in ogni canto, nel continuum dantesco, si hanno più centri narrativi, non uno soltanto, e che l'invenzione linguistica di Dante si manifesta in tutto l'arco del poema. Al più potremmo convenire sul fatto che, come la gloria divina, risplende in una parte più e meno altrove. L'essenza di un unico centro narrativo è innegabile nel canto 23, ma restando nell'inferno, lo stesso potremmo dire per esempio nel 12° canto, che isola un tratto del percorso dei due pellegrini tra custodi demoniaci, Minotauro e Centauri, e rassegna dei violenti contro il prossimo, da 100-139. Oppure nel del 17°, diviso tra Gerione, che apre e chiude con sezioni abbastanza ampie il canto, e Usurai, abbrutiti anche dalla perdita del nome personale. Ecco, più proficuo, semmai, mi pare, come del resto molti commentatori hanno fatto, individuare quello che potremmo definire il clima espressivo. Qui l'immagine conventuale, ricorrente nella diegesi e nelle battute scambiate con i dannati che interloquiscono con Dante Virgilio. Frate, nella sua accezione ecclesiastica, cioè non col valore di fratello che era normale nell'italiano antico. Quindi nella sua accezione ecclesiastica, frate ricorre 17 volte in tutta la commedia, e mentre 28 sono le accezioni di fratello. Nel nostro canto, il 23°, gli esempi sono ben 6, quindi un terzo, a partire dall'immagine iniziale, col silenzioso cammino in fila indiana che si ripresenta a chiusura del canto. L'inizio del 23° è un inizio memorabile. Taciti, soli, senza compagnia, n'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come frati minor vanno per via. Questo modo di procedere si ripropone alla fine del canto. Appresso il duca gran passi sen gì, turbato un poco d'ira nel sembiante, ond'io dagli incarcati mi partì dietro alle poste delle care piante. Gli altri 5 esempi della parola frate sono legati ai due ipocriti, Catalano e Loderingo, e alle relative didascalie di dialogo. Frati godenti fummo e bolognesi. Io cominciai, o frati, i vostri mali, e il frate catalan poscia drizzò al frate cotal voce. E il frate, io udiri già dire a Bologna del diavol vizi assai, eccetera. Al convento si addice il grigio, che è anche il colore del piombo, e di piombo sono fatte le pesanti cappe che gravano sui dannati, coperte da uno strato d'oro. Nota con finezza Lucia Battagliericci che anche la perifrasi di piombato vetro per specchio nel verso 25, si fossi di piombato vetro nel discorso che Virgilio fa a Dante per rassicurarlo, anche questa perifrasi piombato vetro non sarà casuale. Guardando al sistema delle rime, una ricognizione complessiva ci permette di individuare un numero apprezzabile di rime che compaiono solo in questo canto, precisamente quattro unicismi, come si dice. La rima effa,
di beffa, agguffa e acceffa. Questi ultimi due verbi sono verbi molto marcati dal punto di vista espressivo. Se l'ira al mal voler s'agguffa, quindi si aggiunge, e anche acceffa, che il cane ha quella lievre che gli acceffa, che il cane addenta. Poi la rima in endere, è una rima desinenziale naturalmente, però ha di caratteristico il fatto che è una rima sdrucciola e sono poche le parole sdrucciole in rima nella commedia. La rima scendere, rendere, prendere. Poi la rima in irci, anche qui dirci, uscirci, dipartirci, anche questa è una rima a, diciamo, minore gradiente espressivo rispetto alla rima in effa, perché è formata da una desinenza verbale dei verbi nire e da un pronome atono, ci. Notevole anche, e poi abbiamo issa, rissa, la parola issa, questo lucchesismo nel senso di ora, che Dante cita anche altrove, e fissa. Appunto, non tutti i rimanti hanno la stessa caratura stilistica, molto elevata quella in effa, che coinvolge rimanti di forte impatto comico, e anche notevole issa, che è una tipica rima difficile. Per avere un termine di confronto, si può rilevare che il canto che contiene il maggior numero di rime uniche è il 32° dell'Inferno. Le rime uniche di questo canto sono addirittura 6, e non è strano che sia il canto che ne contiene di più, perché tutti ricordiamo anche qui come Dante inizia: se io avessi le rime aspre chiocce, qua come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte l'altre rocce, i premerei di mio concetto il suco più pianamente, ma poich'io non l'abbo, non sanza pena a dicermi conduco. Sono le rime aspre chiocce che in realtà proprio in questo canto mostra, Dante mostra di dominare ampiamente. Poi abbiamo cinque casi, cinque rime uniche che ricorrono in tre cantiche. Dunque, no, naturalmente sarebbe un po' ingenuo o futile fare la classifica dei canti da questo punto di vista, però è anche giusto, visto che si parla spesso di rime uniche, nei canti collocare il canto in questione in una certa scala, e la scala del canto 23° è abbastanza elevata, come del resto avviene quando via via che ci si avvicina al basso inferno, regno appunto della espressività comica dantesca. Il tasso dunque di inventività rimica è piuttosto alto in questo canto, coerentemente declinato in termini di registro comico. Parlare come fa un critico di varietà stilistica, rischia di essere fuorviante. Sono altri i canti che presentano escursioni di questo tipo. Per esempio il 30° che ai toni bassi della vera e propria rissa tra Maestro Adamo e Sinone fa seguire, nel commento di Dante ai rimproveri di Virgilio, un elaborato paragone, per rappresentare con straordinaria, finezza psicologica il turbamento di Dante di fronte al rimprovero del maestro. Come è stato detto ancora una volta da Battaglia Ricci, il vero protagonista di buona parte del canto è Dante, con la sua emotività. La prima parte, i primi 57 versi, sono interamente dedicati a rappresentare la paura di Dante, il quale immagina che arrivino i malebranche. Maestro, se non celi te metostamente, io ho pavento di malebranche. Noi li avem già dietro, io li immagino sì che già li sento. Questa immaginazione si fa certezza poco dopo. Io li vidi venir con l'ali tese non molto lungi per volerne prendere, proprio con l'idea di afferrarci. Virgilio, ancora prima di Dante,
dovrebbe in realtà essere ben sicuro che nulla può capitare a lui né al suo compagno, visto che il loro viaggio si svolge per volontà divina. Ma non è così. L'opposizione dei demoni davanti alla città di Dite, lo scorno di Virgilio, lo sblocco della situazione solo grazie all'intervento del messo celeste, in un episodio al quale Dante aveva dato un grandissimo spazio, addirittura 154 versi divisi in due canti, l'ottavo e il nono. Tutto questo, dicevo, ha evidentemente lasciato un segno profondo. Lo stesso Dante, chiedendo a Virgilio chi sia Capaneo, quel grande che non par che curi, l'incendio e giace dispettoso e torto, appellandosi al potere e al sapere di Virgilio, non aveva mancato di rilevare, un po' curiosamente in questo contesto, che queste doti non erano bastate per superare l'opposizione dei diavoli. Tu che vinci tutte le cose, fuorché demon duri, ch'all'intrar della porta incontra uscinci. 14, 34, 43, 45. Evidentemente si vuol dire, Dante nulla è casuale, si vuol dire che la ragione umana non basta per superare gli ostacoli e Virgilio può essere ingannato da Malacoda, come emergerà alla fine del canto, e non ha altra via per sottrarre sé e il suo compagno all'ira bestiale dei diavoli che la precipitosa fuga. La terzina iniziale, col suo ritmo lento, stacca nettamente la rissa tra i diavoli che aveva contrassegnato il canto precedente e l'imminente fuga di Dante e Virgilio, i quali si calano in un dirupo che porta alla sesta Borgia. L'evocazione della favola esopica, Volterra in su la favola di Esopo, eccetera, della favola esopica della rana e del topo, che non mi pare possa riferirsi ad altro che alla zuffa tra Alichino e Calcabrina, senza implicare il Navarrese, non è comunque evidente, lo osserva giustamente Giorgio Inglese, perché direi manca il parallelismo fra i tre esseri animati della favola di Esopo, rana, topo e nibbio, e i figurati infernali, due animati, i due diavoli coinvolti, e uno non animato, cioè la pece bollente in cui entrambi precipitano. Se il merito della similitudine non è chiarissimo, dobbiamo riconoscerlo, la sua acclimazione stilistica all'ambientazione del canto è pienamente funzionale. Citare Esopo, ricordava il Buti, significava evocare uno libello che si legge a fanciulli che imparano grammatica, quindi un'immagine assolutamente evidente. In ogni modo, l'imprevedibile zuffa demoniaca e anche la beffa escogitata da un dannato, mi riferisco al Navarrese, cosa assolutamente eccezionale, rispetto alle leggi infernali in cui la pena non può essere sospesa. Eppure Dante immagina che il Navarrese per l'appunto riesca, seppure per un momento, a sottrarsi alla pena ingannando i diavoli. Dunque, l'imprevedibile zuffa demoniaca a cui ha appena assistito suscita in Dante un personale timore. È il verso che citavo prima a proposito della rima. Se l'ira sovra il mal voler s'agguffa, cioè se l'ira per lo scorno subito si aggiunge alla loro volontà di fare male, allora i diavoli potrebbero sfogarla su di noi, che sia pure involontariamente, ne siamo stati la causa, discorrendo col Navarrese. La paura di Dante, espressa con l'immagine molto comune già nel volgare del suo tempo e comune anche oggi, è già alla base peraltro del latino horreo,
con l'immagine della orripilazione. Già mi sentia tutti arricciar i peli dalla paura, la pelle d'oca. L'elaborato discorso di Virgilio vorrebbe rassicurare Dante, ma in realtà finisce col ribadire la gravità della situazione. Lo leggo versi 25 e seguenti. E quei, si fossi di piombato vetro, l'immagine di fuor tua non trarrei piuttosto a me che quella dentro impetro. Pur moveniano i tuoi pensier tra i miei, con simil atto e con simile faccia, sì che d'entrambi un sol consiglio fei. Se li è che sì la destra costa giaccia, che noi possiam nell'altra bolgia scendere, noi fuggirem l'immaginata caccia. La similitudine ipotetica iniziale, si fossi di piombato vetro, cioè se fossi uno specchio, si concentra sulla consapevolezza da parte di Virgilio dei pensieri di Dante, della sua paura e dell'espressione che la rivela. La progettata via di fuga è solo una speranza, se li è che andrà glossato, se si dà il caso, se accade, Savinio, Chiavacci Leonardi ed altri, o semmai inglese, piuttosto che come una formula asseverativa non giustificata dal non sapere se questa via di fuga effettivamente si dia. Quindi non può valere, come dicono altri interpreti, se è vero che. Virgilio non ha quasi finito di parlare che lo stormo di diavoli con l'ali tese si precipita verso di loro. Non resta che lasciarsi scivolare lungo il pendio verso la sesta bolgia. L'immagine con cui Dante si riferisce a Virgilio è molto intensa perché sposta il fulcro dell'attenzione dalla figura paterna a quella materna e richiede qualche parola di commento. 37-42. Lo duca mio di subito mi prese come la madre, ch'al rumore è desta e vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta. Sono versi, fra l'altro, che non hanno, direi, bisogno di nessuna interpretazione, forse solo l'ultimo. La madre, allarmata per il rischio che sta correndo il piccolo, quindi pensa al bambino, non a se stessa, fugge così come si trova, senza neanche ricoprirsi, insomma, fugge nuda. L'accostamento di Virgilio alla figura del padre era già avvenuto in precedenza. Dolce padre, si leggeva nel canto ottavo, e si ripresenterà nella seconda cantica, nel Purgatorio, più volte, fino al punto da diventare quasi un epiteto formulare di Virgilio, alla stregua di maestro, duca, poeta, che sono le tipiche formule con cui Dante si rivolge a Virgilio nell'Inferno. In un certo numero di casi abbiamo una allocuzione, marcata quella di Purgatorio 4, 44, 45, quando Dante affronta la faticosa ascesa al primo balzo dell'antipurgatorio e chiede a Virgilio di aspettarlo, non riuscendo a tenere il passo. O dolce padre, volgiti e rimira com'io rimango sol se non restai. Altre volte si ha una semplice formula dialogica. Oh, dissio padre, che voci sono queste? Qui siamo sempre in purgatorio, ma al tredicesimo, 34. Chi è quel dolce padre? Oh, dolce padre mio, se tu m'ascolte. E altri esempi, ma ne cito solo uno particolarmente drammatico, nel trentesimo del Purgatorio verso 50, che è quello della scomparsa di Virgilio. E Dante lo chiama dolcissimo padre. In quest'ultimo episodio, alla comparsa di Beatrice, Dante si volge invano verso la sua guida col respitto, cioè con lo sguardo smarrito, col quale il fantolin corre alla mamma.
quando ha paura o quando egli è afflitto. È interessante osservare che un'immagine analoga, quasi sovrapponibile, figurerà nel 23° del Paradiso per rappresentare il confidente affetto dei beati nei confronti di Maria Vergine. E come Fantolin che inver la mamma tende le braccia, poi che il latte prese, eccetera. Dunque, troviamo la stessa immagine di madre in questo luogo che troviamo nel nostro canto e che sottolinea il particolare momento che Dante sta vivendo. In Purgatorio 30, la visione di Beatrice, coronamento del suo viaggio ultraterreno, è destinata ad essere chiamata con l'epiteto di madre. Qui la paura fisica di essere sopraffatto dalle forze infernali. L'immagine Dante figlio, Virgilio padre, è ribadita poco più avanti, quando si descrive il rapido scivolamento di Virgilio dall'orlo della bolgia, più rapido del veloce passaggio dell'acqua per far girare la ruota di un moulin terragno, ossia di un mulino di terraferma che, annotava Butti, ha bisogno di più acqua e però conviene che la sua doccia abbia maggior corso. Virgilio è supino e tiene Dante sul petto come suo figlio, scrive il poeta, non come compagno. Ma più ancora di un padre l'immagine è quella di una madre e del suo istintivo atto di protezione, che supera ogni possibile pudore al punto da farla precipitare nuda, lo ricordavo, senza camicia, pur di salvare il bambino dalle fiamme. Dante e Virgilio arrivano nella bolgia successiva appena in tempo. I diavoli sopraggiungono sulla sommità dell'argine proprio in quel momento. Ma, dice Dante, non gli era sospetto perché i ministri della fossa quinta non hanno il potere di allontanarsene. Comincia a questo punto un episodio completamente diverso. I due pellegrini non devono più ingaggiare i diavoli, e possono ingaggiare un dialogo con i dannati dell'ottava bolgia, gli ipocriti. Il primo esempio di una serie di scene che hanno la vivacità di una rappresentazione teatrale, situazioni che per un canto successivo, il 29°, hanno suggerito a Contini l'immagine memorabile di un Dante, cito, impegnato in conversari volgenti all'ameno con due chimici delle sue contrade, la cronaca nera, il gazzettino rosa, i pettegolezzi di farmacia, le diffamazioni municipali, pertinenti non meno che alla cosiddetta Toscanina, alla proverbiale Toscana ferrea e virile, entità con buona sopportazione degli esteti da trivio coeterne, sono fra gli ingredienti capitali della vasta contaminazio di Dante. Ecco, si riconosce con grande facilità la tipica impronta stilistica di Contini. Pressoché tutti i commentatori hanno ricordato che la pena degli ipocriti risente sia del Vangelo e dell'immagine passata in proverbio dei sepolcri imbiancati, Matteo 23, sia dell'etimologia di uguccione che riconduceva la parola ipocrita, quindi il grecismo già entrato in latino, all'immagine dell'oro, naturalmente un'etimologia fantasiosa. Molti ricordano anche che è di origine evangelica anche l'epiteto di Tristi, Matteo 6, 16, cum autem iunatis nolite fieri, sicut ipocrite tristes. Quando digiunate, non assumete un aspetto contrito, come fanno gli ipocriti. Ma nella fonte, nel Vangelo, l'aggettivo ha un valore predicativo, invece in Dante diventa un attributo. E infatti Camerino, nella sua parafrasi, ha ragione, lo antepone dei tristi ipocriti. Tra i pochi a notare questo scarto rispetto alla fonte evangelica, Battaglia Ricci, che è prudente in merito, scrive: difficile valutare se e quanto volutamente
Dante intervenga sul testo evangelico risemantizzando. Ma sul fatto che Dante si allontani dalla semantica biblica non avrei dubbi, anche pensando alla convivenza in Tristo. All'epoca di Dante non circolava ancora l'allotropo triste, poi diventato d'uso quasi esclusivo, la convivenza in Tristo di due accezioni per noi ben distinte, malinconico e malvagio. Ancora Tommaseo, nel suo dizionario dei sinonimi, citando Montaigne, argomentava che la tristezza cupa e ostinata dell'umore è indizio insieme e supplizio della tristezza dell'anima. Non c'è dubbio invece che il tristes evangelico alluda all'aspetto esteriore senza esprimere un giudizio morale. Appunto, non assumete aria malinconica, mentre qui gli ipocriti sono insieme tristi e malvagi. Ancora un'immagine conventuale, la similitudine con i monaci di Cluny. Elli avean cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia che in Cluny per li monaci fassi. Il nome dell'abbazia borgognona, come capita sempre per i nomi propri non di dominio generale, è variamente alterato dalla tradizione manoscritta. Osserva Giorgio Inglese che la fonte della tradizione leggeva probabilmente Cologni, di cui alcuni, come Lana, hanno pensato, ma senza fondamento, alla colonia tedesca, e probabilmente ha ragione Lanza ad accogliere a testo Cologni. Comunque, la pena degli ipocriti nasce ancora una volta dall'immagine evangelica in cui Gesù ammonisce i dottori della legge. Onerate homines oneribus, quae portari non possunt, et ipsi uno digito vestro non tangetis arcinas. Allora, caricate le spalle degli uomini di pesi che sono insopportabili, ma vi guardate bene dal portare voi personalmente alcunché. Le cappe di piombo sono esternamente ricoperte d'oro, tanto da abbagliare. Questo, possiamo notare, è l'unico punto di luce, se si prescinde dal fuoco che misperio di tenebre vincea del limbo, 468-69, prima dell'incontro nel nobile castello della eletta scuola, sulla quale come aquila vola Omero, l'unico punto di luce nell'oscurità dell'inferno. Ma se la lumera del limbo rappresenta pur sempre una tenue presenza di luce reale, questo splendore è solo apparente, come apparenti erano le virtù ostentate in vita da questi peccatori. Il peso insopportabile delle cappe evoca la leggenda attribuita a Federico II, che avrebbe fatto giustiziare il reo collocandolo in un vaso di piombo e facendo poi fondere il metallo tra le fiamme. È un supplizio che si riaffaccerà alla fantasia di Dante più avanti, 27, 7, 12, con l'immagine del mitico bue Cicilian fabbricato da Perillo e dei gemiti simili a un muggito dell'infelice condannato. Paragonata questa immagine alla difficoltà di comprendere le parole pronunciate dai consiglieri fraudolenti racchiusi in una fiaba. Ma torniamo al 23esimo. Le parole di Dante, desideroso di individuare qualcuno noto al fatto o al nome, per quello che ha fatto o per il nome, lo fanno riconoscere per toscano e suscitano l'attenzione di un dannato. E un che intese la parola tosca, di retro a noi gridò: «Tenete i piedi, voi che correte sì per l'aura fosca», 76-78. Dante era stato riconosciuto come toscano da Farinata, lo sarà nuovamente da Ugolino. Qui a parlare però non è un corregionale, come nei due episodi famosi, ma un bolognese,
catalano dei Malavolti, che funge da portavoce del compagno Loteringo degli Andalò, un po' come avveniva per Francesca con Paolo. E anche quando a parlare è uno solo, e lui rispose a me, egli si esprime a nome di entrambi. Frati godenti fummo, e fummo tali. Catalano e Loderingo erano stati podestà a Firenze nel 1266, col mandato di pacificare le parti, ma lasciando, almeno a quanto ne dice Dante, un cattivo ricordo di sé, che trapela in forma obliqua nel riconoscimento di colpa, che è normale nell'inferno, a cui non si può sfuggire alla condanna eterna. Potrei dire, non ci si può permettere più il lusso di essere ipocriti. Nei versi 107-108, e fummo tali ch'ancor si pare intorno dal Gardingo, questa torre longobarda distrutta nella zona in cui oggi sorge Palazzo della Signoria. E questo riferimento così particolare ribadisce il comune orizzonte di spazio, oltre alla vicinanza di quello temporale tra gli interlocutori. Come osservava Bonora, solo un fiorentino avrebbe potuto cogliere appieno il significato di questo riferimento, che nelle vicinanze del Gardingo o Guardingo sorgevano le case degli Uberti atterrate dai Guelfi nel 1266. I due ipocriti sono colpiti dal fatto che i due pellegrini non siano coperti dalla grave stola e che uno di loro sia vivo, come si deduce dal suo respiro, l'atto della gola. La sorpresa delle anime, siano esse anime dannate o anime purganti, è ricorrente nelle due cantiche e colpisce come Dante riesca ogni volta a variare l'angolazione, diremmo la regia dei singoli episodi. Nei canti precedenti al nostro domina la semplice sorpresa, la constatazione che un individuo in tutta la sua corporeità si aggiri nel mondo ultraterreno, senza che il poeta si diffonda sui modi di questo riconoscimento da parte delle anime. Per esempio, chi sei tu che vieni anzi ora, Filippo Argenti, o tosco che per la città del fuoco vivo te vai così parlando onesto, Farinata? Qual maraviglia e poi qual fortuna o destino, anzi l'ultimo di quaggiù, ti mena? Brunetto Latini e un altro paio di esempi che tralascio. Accostabile a questa serie anche la reazione di Jacopo Rusticucci, colpito dal fatto che Dante cammini senza subire la pioggia di fuoco. Nel Purgatorio la corporeità di Dante è per lo più espressamente rilevata. Può trattarsi del respiro, come qui, o dell'ombra, o del corpo in generale. In due episodi si ha una variazione del modulo del Purgatorio. Stazio scambia anche Dante per un'ombra alla stregua della sua guida ed è illuminato da Virgilio. Come, diss'egli, e parte andavam forte, se voi siete ombre che Dio su non degni, chi va per la sua scala tanto scorte? E ancora nel Purgatorio i lussuriosi si stupiscono solo dopo che Dante stesso ha rivelato il suo essere. Non altrimenti stupido si turba lo montanaro e rimirando ammuta quando rozzo e salvatico si turba che ciascun'ombra fece in sua paruta. Dante rivolge ai dannati la consueta domanda sul loro essere, e appare colpito dall'apparente singolarità della pena. Che pena è in voi che si sfavilla? Catalano e Loderingo rispondono di essere stati frati godenti, un epiteto ambiguo, dal momento che la denominazione poteva essere usata con valore derisorio, come
come insegna di avidità e mondanità, e anche naturalmente dai frati stessi nel senso della partecipazione alle gioie della fede. La reazione di Dante si traduce in una tipica aposiopesi o reticenza. Io cominciai, o frati, i vostri mali. Ma la sua attenzione è distolta da un crocifisso in terra con tre pali. Ora, è possibile che la formula dovesse completarsi in una classica invettiva, ma non è detto che sia così. Il modulo, costituito da un monosillabo grammaticale, da cominciai, dall'avvio del discorso diretto col vocativo dell'allocutario, compare in almeno altri due luoghi e in entrambi Dante manifesta attenzione per la vicenda di un'anima dannata. E cominciai, Francesca, i tuoi martiri, naturalmente Inferno 5, o compiacimento per un'anima che si è salvata, Purgatorio 4, e cominciai, Belacqua, i tuoi martiri, cioè scusate, Belacqua, a me non dole di te o mai. Un rovesciamento di fronte è qui ben possibile e verrebbe da spiegarlo con un maligno scimmiottamento dell'atteggiamento di un ipocrita che dice o simula di dire qualcosa, ma ne pensa un'altra. Ma dobbiamo anche tener conto che Virgilio si rivolgerà poco più avanti con una formula di cortesia, una elaborata formula di cortesia, i due dannati. Non vi dispiaccia se vi lece dirci se alla man destra giace alcuna foce. E anche qui potremmo pensare a due interpretazioni diverse, o l'evocazione di una tal quale insicurezza di Virgilio sulla via da percorrere, quel Virgilio che subito dopo si accorgerà con grave suo scorno di essere stato ingannato da Malacoda, oppure un segnale volutamente ambiguo, una cortesia verbale espressa insinceramente a due ipocriti. All'interno del collegio degli ipocriti, destinato a incrementarsi continuamente, come avviene per tutte le categorie di dannati, si isola un ristretto gruppo, circoscritto e definito, una volta per sempre, coloro che sono stati a vario titolo responsabili della morte di Gesù. Manca Pilato, il cui nome, se non lo si vuol vedere adombrato nel celebre verso colui che fece per viltà del gran rifiuto, ma comunemente si pensa, come è noto, a Celestino V, il nome di Pilato figura solo come antonomasia riferito a Filippo il Bello, definito Novo Pilato in Purgatorio 20. La vista di Dante è attratta da un crocifisso in terra con tre pali, 111, e Caifa, il gran sacerdote che pronuncia la condanna a morte di Gesù ed è sottoposto ad una pena ispirata a un evidente contrappasso. Il termine crocifisso è estremamente marcato. In ambiente cristiano il crocifisso passa presto a indicare per antonomasia Gesù, e in particolare l'immagine pittorica o scultorea che ne riproduce il sacrificio. Peraltro anche l'unico altro esempio della commedia Purgatorio 17, poi piove dentro all'alta fantasia un crocifisso dispettoso e fiero, non fa riferimento a Cristo, bensì a un personaggio biblico, il persiano Aman, in una delle visioni di Racconti Apocrifi. Ci si è chiesti per quale ragione Virgilio resti stupito. Allor vidio maravigliar Virgilio, di fronte alla pena che colpisce Caifa, Anna e gli altri membri del Sinedrio. E a tal modo il socero si stenta in questa fossa, patisce in questa fossa, e gli altri dal concilio che fu per gli giudei mala sentita. Ci si chiede perché Virgilio si meravigli. Per un romano la crocifissione era un supplizio largamente noto, e se ci si riferisce all'assenza di Caifa
in occasione del primo viaggio di Virgilio nell'inferno, beh, sono molte altre le circostanze nelle quali egli avrebbe dovuto meravigliarsi. Forse non si deve indulgere a interpretazioni razionalizzanti. Resta indubbia una coincidenza. Leggiamo la terzina che sintetizza la colpa di Caifa. Mi disse: quel confitto che tu miri consigliò i farisei che convenia porre un uomo per lo popolo a martiri. L'ultimo verso, uno per tanti, ripete un verso dell'Eneide: unum pro multis dabitur caput. Canto quinto, laddove Nettuno, dopo il parziale incendio delle navi troiane, rassicura Venere che Enea compirà il suo viaggio col solo sacrificio di un compagno, e cioè di Palinuro. Verrebbe da pensare che Virgilio sia turbato in quanto, cito una parte del commento del compianto Bellomo, come Caifas fu inconsapevole profeta della morte di Cristo, nel verso che pare sorprendentemente riprodurre le parole del sommo sacerdote. L'ultima parte del canto riporta l'obiettivo sulla contingenza del viaggio e sul dialogo tra Virgilio e i dannati. Con una formula di cortesia sulla quale ci siamo già soffermati, non vi dispiaccia se vi lece dirci, eccetera, Virgilio chiede ai due frati, ossia a Catalano, in realtà suo unico interlocutore, se c'è un passaggio per uscire dalla bolgia, senza costringere degli angeli neri che venian d'esto fondo a dipartirci. In effetti, i diavoli potrebbero essere costretti a farlo in nome della volontà divina, ma è ancora forte l'impressione causata dalla indisciplina, direi dalla incontrollabilità dei malebranchi. Più vicino di quanto tu immagini, sperare sarà una vox media, nell'accezione di aspettarsi di, più di quella oggi esclusiva di confidare in un evento favorevole, dunque più vicino di quanto tu immagini, risponde Catalano, c'è un ponte di roccia che valica tutte le malebolge. In questo punto è rotto, ma voi potrete salire grazie alle rovine che si addensano sul fondo. Virgilio deve riconoscere mestamente, lo duca stette un poco a testa china, la sua insufficienza, e si tratti pure, come scrive Inglese, di una nobile ingenuità. Ma la coda gli aveva mentito, aveva raccontato male la faccenda, mal contava la bisogna. Il commento del frate è sarcastico. A Bologna ho sentito dire che del diavolo non ci si deve fidare, perché padre di menzogne. Il sarcasmo nasce naturalmente dal fatto che non si deve scomodare un grande centro universitario, una grande capitale del sapere medievale come Bologna per una deduzione così ovvia. E oltretutto a dirlo è un dannato, specificamente un ipocrita che nella menzogna abitualmente vive. A questo punto Virgilio, scornato, turbato, un poco d'ira nel sembiante, lascia in fretta a gran scena, lascia in fretta la scena a gran passi, e Dante lo segue, come abbiamo detto all'inizio, riproponendo l'ordine col quale il canto si è aperto. Bene, allora procedo ora, come tradizione, alla lettura del canto. Taciti, soli, senza compagnia, n'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come frati minor vanno per via. Voltera in su la favola d'Isopo lo mio pensier per la presente rissa, dove il parlò della rana e del topo, che più non si pareggia mo e issa, che l'un con l'altro fa,
se ben s'accoppia principio e fine con la mente fissa. E come l'un pensier dell'altro scoppia, così nacque di quello un altro poi, che la prima paura mi fe doppia. Io pensava così: questi per noi sono scherniti con danno e con beffa, siffatta ch'assai credo che lor noi. Se l'ira sovra il mal voler s'agguffa, ei ne verranno dietro più crudeli che il cane a quella lievre ch'egli acciffa. Già mi sentia tutti arricciar li peli della paura e stava indietro, intento, quando dissi: Maestro, se non celi te e me tostamente, io ho pavento di male branche, noi li avem già dietro, io li immagino sì che già li sento. E quei, si fossi di piombato vetro, l'immagine di fuor tua non trarrei piuttosto a me che quella dentro impetro. Pur mo veniano i tuoi pensier tra i miei, con simile atto e con simile faccia, sì che d'intrambi un sol consiglio fei. Se li è che sì la destra costa giaccia, che noi possiam nell'altra bolgia scendere, noi fuggiremmo l'immaginata caccia. Già non compiedi tal consiglio rendere, chi li vidi venir con l'ali tese non molto lungi per volerne prendere. Lo duca mio di subito mi prese, come la madre ch'al romore è desta e vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta. E giù, dal collo della ripa dura, supina si diede alla pendente roccia, che l'un de lati all'altra bolgia tura. Non corse mai sì tosto acqua per doccia a volger ruota di molin terragno, quand'ella più verso le pale approccia, come il maestro mio per quel vivagno, portandosene me sopra il suo petto, come suo figlio, non come compagno. Appena fuoro i piè suoi giunti al letto del fondo giù, che furono in sul colle sovresso noi, ma non li era sospetto che l'alta provvidenza che lor volle porre ministri della fossa quinta, poder dipartirsi indi a tutti tolle. Laggiù trovammo una gente dipinta che giva intorno assai con lenti passi, piangendo e nel sembiante stanca e vinta. Egli avia in cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia che inclini per li monaci fassi. Di fuor dorate son sicché li abbaglia, ma dentro tutte piombo e gravi tanto che Federigo le mettea di paglia. O in eterno faticoso manto! Noi ci volgemmo ancor pura man manca con loro insieme, intenti al tristo pianto, ma per lo peso quella gente stanca venia sì pian che noi eravamo nuovi di compagnia ad ogni mover d'anca. Perch'io al duca mio fa che tu trovi alcun ch'al fatto o al nome si conosca e gli occhi sì andando intorno movi. E un che intese la parola tosca, di retro a noi gridò: Tenete i piedi, voi che correte sì per l'aura fosca, forse c'avrai da me quel che tu chiedi. Onde il duca si volse e disse: Aspetta, e poi secondo il suo passo procedi. Ristetti e vidi due mostrar gran fretta dell'animo col viso d'esser meco, ma tardavagli il carco e la via stretta.
quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco mi rimirarono, senza far parola. Poi si volsero in sé e dicean seco: costui par vivo all'atto della gola. E se son morti, per qual privilegio vanno scoperti della grave stola? Poi disser me: o tosco, al collegio degli ipocriti tristi sei venuto, dir chi tu sei non avere in dispregio. E io a loro: i fu nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno, la gran villa, e son col corpo ch'io ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quant'io veggio dolor giù per le guance, e che pena è in voi che si sfavilla? E l'un rispuose a me: le cappe rance son di piombo, sì grosse che li pesi fan così cigolar le lor bilance. Frati godenti fummo e bolognesi, io catalano, e questi Loderingo nomati, e da tua terra insieme presi, come suol esser tolto un uom solingo per conservar sua pace. E fummo tali ch'ancor si pare intorno dal Gardingo. Io cominciai: o frati, i vostri mali. Ma più non dissi, che all'occhio mi corse un crocifisso in terra con tre pali. Quando mi vide, tutto si distorse, soffiando nella barba con sospiri. Il frate catalan cacciò, s'accorse e mi disse: quel confitto che tu miri consigliò i farisei che convenia porre un uom per lo popolo a martiri. Attraversato e nudo nella via, come tu vedi, è mestier che il senta qualunque passa, come pesa, pria. E a tal modo il socero si stenta in questa fossa, e gli altri dal concilio che fu per li giudei mala sementa. Allor vid'io maravigliar Virgilio sovra colui ch'era disteso in croce tanto vilmente nell'eterno esilio. Poscia drizzò al frate cotal voce: non vi dispiaccia se vi lece, dirci se la man destra giace alcuna foce, onde noi ambedue possiamo uscirci senza costringer degli angeli neri che vegnan desto fondo a dipartirci. Rispuose adunque: più che tu non speri, s'appressa un sasso che dalla gran cerchia si muove e varca tutti i vallon feri, salvo che in questo è rotto e non coperchia. Montar potrete su, per la ruina che giace in costa e nel fondo soperchia. Lo duca stette un poco a testa china, poi disse: mal contava la bisogna colui che il peccator di qua uncina. Il frate: io udì già dire a Bologna del diavol vizi assai, tra i quali udì che egli è bugiardo e padre di menzogna. Appresso il duca a gran passi s'engì, turbato un poco d'ira nel sembiante, ond'io, d'ali incarcati, mi partì dietro alle poste delle care piante. Grazie a tutti dell'attenzione.